Colesterolo alto, una delle patologie più diffuse al giorno d'oggi. Per prevenirlo o per contrastarne i livelli, il primo approccio dovrebbe essere quello di controllare le nostre abitudini alimentari. Ciao, sono Milena, la dottoressa di Detective Salute. In questo video ti elencherò i 7 alimenti da evitare per migliorare i livelli di colesterolo nel sangue. I 7 alimenti da evitare per il nostro detective. Primo, i grassi animali. Burro, lardo, strutto e panna contengono una quantità elevata di grassi saturi e di colesterolo. Limita, o meglio ancora, evita di tutto il loro consumo. Secondo, i salumi. Anche i salumi, e specialmente quelli grassi, sono da evitare. Scegli quelli poveri di grassi, come la bresaola, o quelli che ti consentono di eliminare il grasso visibile, come ad esempio il prosciutto crudo. Terzo, i formaggi. Mi dispiace, ma anche i formaggi sono nella lista nera. In particolare, quelli grassi e stagionati, che contengono alte percentuali di colesterolo. Ti consiglio di sostituirli con quelli più magri e freschi, ma sempre con moderazione. Quarto, lo zucchero. Un eccesso di zuccheri semplici nella dieta, sono inclusi quelli contenuti nelle bibite gassate, produce un aumento della glicemia, che comporta un aumento della produzione di insulina, e proprio la produzione di insulina attiva l'enzima che porta alla produzione di colesterolo endogeno. Quinto, i cereali raffinati, come pasta, riso, pane e pizza, che solitamente vengono consumati nella versione raffinata. Questi alimenti possiedono un indice glicemico elevato. Quindi, anche in questo caso, stimolando la produzione di insulina, portano ad una maggiore produzione di colesterolo endogeno. Ti consiglio quindi di scegliere alimenti integrali o preparati con farine integrali. I cereali integrali sono ideali per ricavare sostanze nutritive qualitativamente migliori di quelle presenti nei cereali raffinati. Inoltre, la fibra presente nei cibi integrali rallenta l'assorbimento degli zuccheri assunti contemporaneamente. Sesto, il latte e lo yogurt. Soprattutto se interi, contengono una discreta quantità di colesterolo. Meglio quindi scegliere latte e yogurt scremato o parzialmente scremato. Settimo, i fritti. Infine, fai attenzione alla cottura degli alimenti. Evita la frittura e la cottura in padella, con grandi quantità di olio. Meglio utilizzare altri metodi di cottura, come la bollitura, la cottura al vapore o la grigliatura, che permettono di realizzare piatti comunque saporiti, ma leggeri. Hai memorizzato i 7 alimenti da eliminare dalla tua dieta? Ascolta il Detective. Una sana alimentazione associata ad un'attività fisica costante è uno dei migliori modi per diminuire e controllare i tassi ematici di colesterolo. Nel caso in cui tale cambiamento non riduca a sufficienza la colesterolemia, è possibile assumere un integratore che riporta la dicitura controllo fisiologico del colesterolo. Attualmente i più venduti e consigliati in farmacia e parafarmacia sono quelli a base di riso rosso fermentato. Qualche consiglio utile per la scelta dell'integratore per il colesterolo lo puoi trovare nel video in cui ti consigliamo i migliori integratori per il colesterolo nel nostro canale YouTube. Spero che questo video ti sia piaciuto. Nel caso, fammelo sapere con un bel like qui sotto. Un saluto da Milena e se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al nostro canale cliccando il logo Detective Salute.